ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi i video dei preferiti di agosto, quindi direi di iniziare subito. Come sempre la prima categoria è il libro preferito del mese. Questo mese se la sono combattuta a due libri, però alla fine ho scelto Brilleremo tra un milione di soli di Beth Revis, il secondo libro della serie Across the Universe. Se vi interessa sapere cosa ne penso del primo volume in particolare, quindi scoprire un po' la trama di questa serie, senza spoilerarvi il secondo, vi lascio qui sotto nell'info box il link alla mia recensione di Io e te oltre le stelle, che è appunto il primo volume. Il libro mi è piaciuto tantissimo, pieno di misteri, di azione, di colpi di scena inaspettati, e secondo me ha costruito una suspense perfetta per l'uscita del terzo libro, che vabbè in America è già uscito, però io voglio aspettare la pubblicazione italiana. E non vedo l'ora veramente di scoprire tutti gli altri misteri e come se la caveranno Elder e Amy con tutte queste nuove situazioni che si verranno a creare. Quindi io ve lo consiglio veramente tanto. Se avete letto solo il primo volume e volete sapere insomma se la serie ne vale la pena, sì, secondo me ne vale veramente la pena, quindi è il mio preferito per questo mese. L'altro titolo che mi era piaciuto molto è Every Last Breath di Jennifer L. Armentrout, però alla fine ho scelto questo. Vi rimando però al mio wrap up in modo che possiate vedere un po' anche cosa ne penso di quel libro lì. La seconda categoria è il telefilm del mese. Questo mese sfortunatamente non ho visto quasi niente a parte Teen Wolf, ma Teen Wolf ve l'ho nominato nello scorso video, quindi ho deciso di nominarvi America's Next Top Model, perché io non lo so perché è un programma abbastanza trash, ma io lo amo. Amo Tyra Banks, che è la presentatrice, mi fa morire vedere tutte le challenge, tutte le sfide, le foto, e anche un po' istruttivo per chi vuole entrare in quel mondo, non io perché sono una patata con una faccia, però per chi potesse voler entrare in questo mondo appunto è un bel programma e a me fa morire, quindi mi piace, non lo so perché è un guilty pleasure. Quindi questa è la 22esima mi pare, o 23esima serie, e ci sono sia uomini che donne. Per adesso non ho preferiti, mi piacciono un po' alcune persone, speriamo, vediamo come va, non mi dilungo troppo. Andando avanti c'è la mia agenda che ho comprato per il nuovo anno scolastico, perché vado all'università ma io mi compro l'agenda, ed è questa agenda qui, un diario a spirale che va dal, mi pare, luglio 2015 al luglio 2016, quindi praticamente ho perso un mese, ed è tutta questa bellissima con l'unicorno. Ora non si vedrà, però l'unicorno è glitterato e dietro tutte le stelle con questo arcobaleno, ed è veramente bellissima, si chiude con questo elastico e dentro è veramente meravigliosa. A partire dalla prima pagina, vabbè qui c'è il mio vero nome, così, poi ha una pagina solo di adesivi e poi dentro è fatto così il layout. Ok, questo è il mese che ho saltato, quindi è vuoto ed è veramente meravigliosa. Non è proprio economica perché io l'ho preso sul sito della Paper Chase, che vi lascio qui sotto proprio il link diretto a questa agenda qui se vi interessa, e costa 8 sterline, quindi sugli 11 euro, ma io avevo un buono sconto che adesso è scaduto, però quindi l'ho pagata tipo 10 euro, una cosa del genere, e io la adoro, l'ho già iniziata ad usare e mi ci trovo molto 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 bene. Oltre all'agenda, uno dei miei altri preferiti è appunto una cosa che uso per l'agenda, ma userò anche per prendere gli appunti una volta che sarà iniziata l'università, e sto parlando di queste penne pennarello 12 fine liner, quindi penne dalla punta fine, e assomigliano un sacco ai Stabilo, che io amo, però costano un bel po', mentre questi qui li ho presi da Eurospin e tutti quanti ho pagati tipo 2,90 euro, che è pochissimo, veramente pochissimo, e scrivono molto molto bene, hanno tutti i colori, anche il nero che è utile per quando si vuole fare disegni, e io le uso per adesso nella mia agenda. Vi faccio vedere per esempio una settimana tutta decorata, perché mi sto facendo le fisse con il decorare l'agenda, anche se non è che sono così capace, però ci si prova. Per esempio vedete qui ho utilizzato, faccio il color coding con il verde, metto i video girati, con l'azzurro quelli caricati e quelli da editare, e robe del genere, quindi uso un sacco anche washi tape, gli adesivi che ho fatto io, stampato, per esempio ora ho fatto dei design di altri adesivi tipo per i telefilm, per quando arrivano i pacchi, e devo portarli a stampare, non vedo l'ora, sono diventata pazza per queste cose, e quindi questi due sono una combo un po' perfetta, micidiale. L'Eurospin è molto buona per quanto riguarda la cancelleria, perché ci trovo sempre cose molto carine e utili, tipo questi qui. Andando avanti, la prossima categoria è l'accessorio del mese, che è questo bracciale rigido. Lo metto qui, forse si vede meglio.
sempre fatto con il filo di rame, aspettate che lo tolgo, come tutta la parure che vi ho mostrato più volte, gli anelli, le collane, eccetera. Questo qui a rigi l'ho fatto così, l'ho pagato 5 euro e finalmente ho tutto quanti gli accessori uguali e posso metterli insieme perché io li adoro. Vi lascerò qui sotto la pagina di Facebook dei ragazzi che creano questi oggetti, questo l'hanno fatto apposta per me come gliel'ho chiesto io, quindi potete un po' customizzare un po', personalizzare tutto quello che volete. Non so se spediscono, però potete provare a chiedere. La prossima categoria è invece la canzone del mese, che è un po' un'ossessione, ed è la canzone I'm Still Here, cantata dal cantante dei The Go-Go Dolls, ed è praticamente la colonna sonora del cartone della Disney Il Pianeta del Tesoro. In italiano anche è molto bella, è cantata da Max Pezzali, però ho sentito la versione originale. Io amo i Go-Go Dolls, quindi stavo, oh mio Dio, è fantastica. Se non l'avete mai ascoltata, vi prego, andate ad ascoltare, soprattutto se vi piace un po' la musica più alternativa, perché è veramente bellissima. Certo, quella canzone non è molto alternativa, però who cares, è meravigliosa. Vi lascerò qui sotto il video musicale, che ne so, quello che riesco a trovare, un video della canzone, così potete andare ad ascoltarla e fatemi sapere cosa ne pensate, perché io la amo, e se vi piace quella di Max Pezzali vi piacerà sicuramente anche questa. Andando avanti, una delle ultime categorie è lo snack del mese. Questo mese sono stata ossessionata da questo tè della Twinings, cioè il tè nero alla pesca, ed è fantastico. Vorrei, ragazzi, davvero che poteste sentire il profumo che hanno queste bustine, si presentano così, sono veramente buonissime. Il sapore è veramente quello dell'estate alla pesca caldo, quindi secondo me se fate questo tè qui, lo zuccherate, lo fate raffreddare, il sapore verrà più o meno simile. Peccato non aver trovato un dupe di quello al limone, che è la mia vita, altrimenti tipo addio, sarà diventa ciccionissima per il tè. Io lo amo. Quindi questo con una Yankee Candle e un libro vicino sono la perfezione, il relax assoluto. Anche se fa caldo, a me non importa, io lo amo. Andando avanti c'è invece il film del mese. Questo mese è stato The Duff, in italiano L'asso nella manica, che io ho adorato letteralmente. È una commedia molto diversa dal libro, perché ho letto anche il libro, ma veramente divertente. Io l'ho adorata, ho amato gli attori, ho amato delle frasi in particolare, soprattutto in inglese, guardatelo in inglese se potete, perché veramente vi spisciate sotto dalle risate. Bianca, io ti amo, sei il mio spirito guida, cioè sì, anch'io sono una Duff, siamo tutti delle Duff, e quel film che cosa non è. Poi Wesley Rush, bello, bel film, soprattutto esilarante se volete passare una serata tra amiche, fare un pigiama party, vedervi un film, una commedia divertente. Questo è il film che fa per voi, oppure semplicemente se volete vedere un film carino e esilarante e morire dalle risate e soprattutto sentire un imbarazzo di seconda mano allucinante, perché a me succede così quando un personaggio fa una cosa imbarazzante nel libro e io leggo, oppure in un film, io sto tipo oh mio Dio, come se fosse successo a me. E questo vi capirà molto in quel film, ma ve lo consiglio veramente tanto. Ebbene sì, il video finisce qui, questi sono tutti i miei preferiti e ricordatevi di scrivermi i vostri preferiti del mese di agosto qui sotto nei commenti, così possiamo un po' paragonare i nostri gusti e fatemi sapere se qualcuna delle cose che vi ho consigliato vi piace, vi interessa, slash la trovate carina. Cose random. Vi lascio come sempre qui sotto nell'info box tutti i video e i miei altri social network, più il video della recensione di Io e Te oltre le stelle che vi avevo detto, e quello della canzone I'm Still Here. E sì, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!